Non si ferma l'ondata di furti perpetrati ai danni delle rivendite di tabacchi in Irpinia. L'ultimo raid risale la notte scorsa. Nel mirino dei malviventi è finita un'attività situata presso un'area di servizio Crotaminarda. I ladri, dopo aver eluso i sistemi di allarme e forzato l'ingresso, sono riusciti a trafugare stecche di sigarette, tagliandi di gratta e vinci una somma di denaro contante prelevato dalla cassa. In due settimane la banda dei tabacchi ha colpito 4 volte, 2 colpi messi a segno ad Avellino e 2 tra Grottaminarda e Ariano, anche in questo caso presso un'area di servizio lungo la statale 90, dove i malviventi 4 giorni fa, dopo aver segato la saracinesca, sono riusciti a svaligiare la rivendita. Furti eseguiti in fotocopia dalla banda dei tabacchi, che dall'inizio dell'anno sta seminando danni e terrore nella provincia di Avellino. In 9 mesi sono state prese d'assalto 15 di attività. Il modus operandi sembra collaudato in ogni dettaglio. In azione 4 individui incappucciati con i guanti e paretti tenuti tra i denti per farsi luce nella notte. Un gruppo criminale che si muove in modo sincronizzato e che confeziona il saccheggio in pochi minuti dopo aver sfondato vetrine e pareti con attrezzi da scasso. Incursioni notturne che vengono su ogni fronte, nelle aree di servizio ma anche nei centri urbani. Un'escalation senza fine nonostante l'intensificazione dei servizi di controllo e prevenzione sul territorio dovuta al protocollo d'intesa siglato in prefettura il 31 luglio scorso tra la Federazione Tabaccai e le forze dell'ordine. Nessuna tregua, nessuna pace per i tabaccai irpini che, nonostante le rivendite blindati, vivono nell'incubo con la paura di vedere ripuliti gli scaffali del negozio dalla banda dei tabacchi.